Io allora sono l'unico non vedente attualmente in Umbria che pratica il judo. Qui i miei compagni di palestra sono tutti normodotati, in perfetta sinergia e integrazione con loro. E il livello del judo proposto, il mio e il loro, a volte primeggia uno, a volte primeggia l'altro, insomma, è uno sport che si pratica in tutto e per tutto in sinergia completa e assoluta, con un'interazione vera, e per questo anche che è piacevole, perché non è un classico sport per disabili, tra i disabili, con i disabili, questo è un pensiero mio. Poi in palestra, nella palestra che frequentavo, nell'altra sala praticavano il judo a Gubbio e così per curiosità, su invito degli altri ragazzi, poi informandosi, abbiamo scoperto che il judo era una disciplina, l'unica anzi, disciplina marziale praticata dai non vedenti, dove i non vedenti lavoravano in allenamento, in tutto e per tutto in sinergia con i normodotati, e tanto per provare e tanto per dare uno stimolo in più al miglioramento fisico. E ho iniziato a praticare il judo. Comunque io ho già fatto un mondiale in Turchia nel 2011, ho già fatto un campionato d'Europa nel 2013 in Ungheria. Diciamo che aver preso parte mi ha solo stimolato la fame per andarli a vincere la prossima volta che vi partecipo. Dopo certo dovranno essere d'accordo anche gli altri, però insomma adesso troveremo un compromesso. Chi arriva alla Paralimpiade, così come per le Olimpiadi, chi arriva lì ha già vinto prima di cominciare la gara. Quindi è una sfida tra i migliori. E sì, cioè nel senso, un tutto e per tutto fino alla fine, insomma. La prossima Paralimpiade è nel 2016 a Rio de Janeiro e ben venga. Tra l'altro, tra tutti i vari posti del mondo, mi è capitata anche proprio una bella location, quindi ho ancora più ambizioni.